capobastone. Agagagagra. Uè, animali! Come va? Spero tutto bene. Saluti, saluti, saluti dall'egregio maestro. Maestro con la M maiuscola, altrimenti mi offendo, capobastone. Il King di Hytale. Siccome vedo molto spesso questa domanda sotto i miei video, sotto le live, eccetera, eccetera, voglio rispondere ancora. Avevo già risposto negli scorsi video, ma voglio fare un ragionamento molto più complesso e voglio entrare nel dettaglio della cosa. La domanda è: ma capobastone, ma Hytale sarà free to play o sarà a pagamento? Allora, partiamo subito dal free to play. Allora, il problema è che se questo gioco sarà messo free to play è che ovviamente avremo uno store con le skin e questo lo dobbiamo evitare assolutamente. Quindi cosa vuol dire? Che se io il gioco all'inizio non lo pago, un po' come Fortnite, un po' come altri giochi free to play, dopo ho l'inculata nello store, perché nello store mi mettono tutte le skin a pagamento. Quindi ad esempio, no, se noi nel 2023, sperando che Hytale esca sotto forma di free to play, noi lo possiamo prendere gratuitamente, è vero, ma poi se volete la skin del ninja la dovete pagare, la skin di Superman la dovete pagare, la skin di Pac-Man la dovete pagare, il cappellino da pirata lo dovete pagare, il bastone del nonno molestatore lo dovete pagare. Quindi è questa la situazione, no? Voi volete un gioco così? No, perché il gioco è bello, perché è pieno di oggetti, pieno di cose fruibili gratuitamente, mentre così non si può. Se invece il gioco sarà a pagamento, come io spero, di 20 o 30 euro al massimo, non penso un 60 perché non è un AAA da smascellarsi per la grafica, quindi penso costerà 20-30 euro al massimo, allora lì non avremo più le skin a pagamento e questo è un bene perché potremmo usarne tante di più, ognuno potrà trovare la propria skin. Ovviamente è per questo che io mi auguro che sia a pagamento, mica perché sono un coglione. Scusate, se c'è una cosa gratis o a pagamento preferisco quella gratis, ma in questo caso per il bene del gioco, della giocabilità e del multiplayer, anche per vedere gente diversa, vestita diversamente e ovviamente con skin diverse, è meglio puntare su un gioco dove si paga all'inizio ma che poi non ha tutto lo store delle skin. Io non so se vi ricordate Fortnite, ma ancora oggi vendono delle skin a prezzi allucinanti, skin del cazzo fatte in mezz'oretta da un programmatore storpio, capito? Ecco, io non voglio che finisca così questo gioco, io voglio che invece sia libero tutto ciò che abbia, sia fruibile da tutti. Tanto ragazzi, considerate questo gioco 20-30 euro li merita, ma anche 40, ok? Perché questo è un gioco immenso, sarà un gioco straordinario, è un gioco, poi considerate gli anni di sviluppo che ci hanno messo, lì sono tutti costi per l'azienda. Adesso la Riot, no, che si è presa la Hypixel, quelli che stanno programmando questo gioco, sono anni che stanno pagando, è tutto in negativo al momento. Dopo, forse, se le cose andranno bene, ma sono sicuro che andranno bene, potranno rifarsi delle spese. Ma in questo momento stanno pagando i programmatori per creare un gioco che rimane nel loro ufficio. Ok? Quindi per questo che vi dico, 20-30 euro non sono nulla in confronto al lavoro che stanno facendo questi qui da anni e anni e anni. E poi passiamo all'argomento clou, la beta di Hytale. Allora, si parla tanto di questa famigerata beta, vi siete già iscritti immagino al sito di Hytale Beta Signup, potete andare a iscrivervi se non l'avete fatto, mettete l'indirizzo mail, la data di nascita e fate Signup, vi arriverà una mail confermandovi la vostra iscrizione. Ma allora, quando esce questa famigerata beta, no? Quando uscirà questa famigerata beta? Beh, allora, cari amici, la beta sinceramente è pronta, secondo me. Sì, voi direte, ma come è pronta? Non l'hanno annunciata? Sì, secondo me è pronta. Sapete cosa stanno facendo al momento? La stanno rifinendo con gli ultimi aggiornamenti
che hanno introdotto nel gioco, perché lo sapete che hanno cambiato il combat system, poi vi farò un video dedicato su questa cosa. Hanno cambiato molte cose, tipo i biomi, e il modo in cui crescono i biomi, i pianeti, il metaverso, hanno cambiato molte cose in corso d'opera, e quindi la beta su cui stavano lavorando è, diciamo, una versione old. Adesso la stanno aggiornando per rendere il gioco, per rendere la beta più vicina al gioco finale, e questo ovviamente richiede tempo, e io spero che la beta esca quest'anno. Mi voglio ben sperare, insomma, perché mi piacerebbe portarvela un po', non so, tramite video, tramite live, e spero che si possa fare. Però sappiate che il gioco e la beta sono pronti, a mio avviso. Stanno solamente rifinendo quelle piccole cose. Chiaramente, sapete, un gioco di questo genere non è un gioco dove si va da A a B, poi da B a C, poi da C a D e finisce l'avventura. Questo è un gioco che si crea praticamente in modo procedurale. Quindi voi immaginate di prendere una storia dove si va appunto da A a B e di metterla in un gioco procedurale. È difficile, perché quando crei un gioco e tu lo crei stanza dopo stanza dopo stanza, è un conto, ma qui la stanza si deve generare automaticamente con dentro le missioni del gioco, della storia, quindi è molto complesso. Però secondo me sono già arrivati a un buon punto, sono già arrivati a un punto dove la storia l'hanno finita, stanno rifinendo le ultime cose, e a mio avviso la beta ha solo bisogno di un ritocchino. Io starei molto attento verso prima di quest'estate, perché secondo me rilasceranno l'annuncio della beta. Iscrivetevi subito, ovviamente, se non l'avete ancora fatto, però preparatevi, perché la beta, sento l'odore della beta vicina, sento l'odore della beta vicina, cari amici. Ora vi saluto, animali, tanti like per Capobastone, tutte le sere dalle ore 21.05 in diretta live su Twitch, sito superiore Capobastone Official, e viva la foca! Saluti, saluti, saluti. Tanti like per Capobastone, agagagagra.